Signora Rizzotto. Grazie. La strage di Parigi ha colpito il cuore dell'Europa e quello dei suoi cittadini. La nostra libertà, i nostri valori, la nostra civiltà sono entrate nel mirino del fondamentalismo islamico e nessuno di noi si sente più al sicuro. L'Europa deve svegliarsi. Ci hanno dichiarato guerra e in guerra bisogna combattere. Non basta essere in prima fila come ha fatto lei, come hanno fatto i leader europei domenica a Parigi. Serve agire subito perché è già troppo tardi. Serve coraggio nelle parole e negli atti. Dobbiamo sospendere subito il trattato di Schengen perché l'Europa ha dimostrato di non saper proteggere i propri cittadini. E poi basta clandestini, perché l'ufficio di polizia ha quantificato che ogni 1.000 clandestini sbarcati vi è un potenziale terrorista. Serve costituire finalmente il Comitato di Analisi Strategico Antiterrorismo. Basta discorsi legati a possibili violazioni della privacy o della libertà, perché ad essere liberi sono i terroristi islamici. Europol parla di 5.000 combattenti che sono o che arriveranno in Europa. Dobbiamo togliere subito dal patto di stabilità le spese per la sicurezza. Caro Presidente, cara Presidente, serve più coraggio, che non ho sentito nelle sue parole. Serve il coraggio della Commissione, del Consiglio e serve il coraggio del Parlamento europeo, che purtroppo non c'è. Gracias.